Venerdì 15 a Sansepolcro comincia Kilowatt Festival e comincia con un doppio appuntamento. Una performance poetica di Mariangela Gualtieri intitolata Bello Mondo e una rilettura dal vivo del De Rerum Natura di Lucrezio da parte del matematico e saggista Pier Giorgio Di Freddi. Fra le altre proposte da segnalare, La sorella di Gesù Cristo di Oscar de Summa, Camion del regista belga Michael de Kock, che trasporta 45 spettatori su un vero camion perché provino l'esperienza dei migranti, e il divertente I quattro moschettieri in America dei Sacchi di Sabbia. Con un'opera musicale sulla figura di Menocchio, il mugnaio cinquecentesco che è stato vittima dell'Inquisizione, studiato anche da Carlo Ginzburg nel suo celebre libro Il formaggio e i vermi, si apre sabato 16 la 25esima edizione del Mittelfest di Cividale del Friuli. Fra gli altri titoli più interessanti, Aleksandra Zec del regista croato Oliver Frilic su un agghiacciante episodio di violenza, Birdie della compagnia spagnola Agrupación Señor Serrano, Leone d'Argento lo scorso anno alla Biennale di Venezia, e Play Strindberg di Friedrich Dürrenmatt, una produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, regia di Franco Però, protagonisti Maria Paiato, Franco Castellani e Valerio Binasco. Sempre sabato 16, infine, all'Arboreto Teatro di Mora di Mondaino debutta in anteprima nazionale il nuovo spettacolo di Roberto Latini, Amleto, Fortin Brass Machine. Si tratta, come dice l'attore regista, della riscrittura di una riscrittura, ovvero di un adattamento dell'Amlet Machine di Heiner Müller, che conserva la struttura del testo dell'autore tedesco ma torna a guardare prevalentemente a Shakespeare, seppure dal punto di vista di un personaggio per così dire secondario, di forte braccio, di colui che arriva quando tutto è già accaduto, di colui che arriva quando il resto è silenzio. Altre notizie, altre informazioni, altre indicazioni le potete trovare, se volete, nella versione scritta dei consigli. Buon teatro!